Buongiorno a tutti e buongiorno al professor Gian Matteo Corrias, Buongiorno Mauro, al quale ovviamente do del tu perché l'ho già detto l'altra volta, siamo amici, quindi è inutile che fingiamo i vari formalismi, eccetera. Per chi non lo conosce ancora, comunque ricordo che è docente di materie umanistiche, specializzato alla scuola pratica d'alti studi di Parigi. Autore di lavori di studi sull'antica religiosità romana, che ancora una volta consiglio di leggere a coloro che sono interessati, perché sono veramente ricchi di contenuti, diciamo così, diversi rispetto a ciò che ci viene sempre ovviamente accademici, ma diversi rispetto a ciò che, diciamo così, pensiamo di sapere. Non nascondo che oggi, mentre insomma registriamo questa chiacchierata, beh, stiamo vivendo un momento un po' particolare, molto particolare, e che a me, fa, per quel che succede nell'est dell'Europa, a me fa venire in mente, visti i miei sempre riferimenti ai testi antichi, alle lotte tra le varie gruppi di divinità, nella fattispecie in quel caso gli Asi e i Vani, che ovviamente combattevano per il controllo di territori, ma poi per fortuna hanno trovato un accordo, quindi spero che queste storie antiche siano di buon auspicio anche per quello che sta avvenendo adesso. Ecco, noi, io col professor Corrias, quindi con Gian Matteo, noi abbiamo in realtà più filoni di temi, insomma, su cui chiacchierare, perché da un lato parliamo del cosiddetto codice Ratzinger, di cui parleremo oggi, e poi abbiamo l'altro filone che è linguistico-archeologico e che riguarda nella fattispecie, insomma, la storia della Sardegna, ma che sappiamo essere inserita in un ambito ben più vasto, e quindi avremo modo di vederci altre volte con grande piacere. Però oggi parliamo del codice Ratzinger. E allora, per chi non avesse eventualmente seguito il video precedente, che in breve tempo ha già superato le 100.000 visualizzazioni, io ti chiederei se puoi così di fare un piccolo riassunto, insomma. Sì, riassumo una questione piuttosto articolata, ma ripeto anche questo, nella quale io sono stato coinvolto proprio in quanto latinista, perché tutto è partito da una attenta rianalisi, una nuova analisi del testo latino con il quale Ratzinger nel febbraio del 2013 rassegnava le sue dimissioni, cioè potremmo dire abdicava. Possiamo dire a questo punto apparentemente, perché quello che è l'analisi testuale e l'esame di tutta una serie di fatti di contorno, diciamo così, ha reso possibile osservare che questa abdicazione di fatto non è mai avvenuta. L'argomento decisivo per sostenere questa ipotesi, la cui potenzialità eversiva, mi rendo conto, è notevole, è tuttavia un aspetto proprio del testo di quella declaratio, così si chiama in latino, e cioè il fatto che, riassumo, Ratzinger non dichiara mai in quel testo di rinunciare a quello che si chiama in latino munus, cioè il titolo, cioè l'investitura pontificia. Investitura pontificia che secondo la teologia cattolica è di origine divina e nella quale consiste appunto la fonte della sacralità anche del ruolo del pontefice. Ratzinger dichiara invece di rinunciare al ministerium. Ministerium, ovvero sia alla funzione pratica, all'esercizio pratico della funzione pontificia. Questa distinzione tra munus e ministerium è stabilita in maniera molto chiara e molto precisa dal codice del diritto canonico, al canone 312, nel quale appunto si dice in maniera molto, molto esplicita, molto chiara, inequivocabile, che perché le dimissioni siano date rite, in latino, cioè in maniera valida ed efficace, il pontefice deve dichiarare di rinunciare al munus. Non è un caso, probabilmente, che nelle traduzioni volgari di questo testo latino non sussista
alcuna differenza tra la traduzione di munus e la traduzione di ministerium, che vengono entrambe tradotte con il termine ministero o i suoi analoghi nelle altre lingue. Ora, perché Ratzinger avrebbe dovuto mettere in atto una strategia di questo tipo? Il problema è legato alla condizione di impedimento nella quale il pontefice si trovava già da diverso tempo prima di questa decisione, che dovette essere piuttosto sofferta, di attuare questo stratagemma per consegnare la funzione pratica a quello che a questo punto, se è valida questa ricostruzione, potremmo definire un vero e proprio antipapa, preservando il munus, cioè il titolo pontificio, dagli appetiti di un gruppo di prelati ecclesiastici intenzionato a impossessarsi per l'appunto del controllo della Chiesa cattolica. Ora, è successo recentemente, e comunque dopo la nostra ultima chiacchierata sul tema del codice Ratzinger, che è arrivata una interessantissima conferma a questo stato di cose da un esperto internazionale di diritto dinastico, il dottor Andrea Borella, direttore dell'annuario della nobiltà italiana, uno dei massimi esperti mondiali di diritto principesco, il quale ha osservato che questa distinzione formale tra munus e ministerium risale proprio al diritto dinastico tedesco e sarebbe stata introdotta nel XVII secolo proprio per evitare problemi legati alla successione in caso di impossibilità di stabilire in maniera chiara chi sia il successore al trono. Allora, la cosa interessante è che il diritto dinastico tedesco, appunto, prevede una chiara, precisa distinzione tra due termini, che sono l'esatto equivalente poi dei due termini latini, munus e ministerium. E per la precisione, amt, che traduce appunto in latino munus, che in italiano potremmo tradurre come carica o titolo, e dienst, che corrisponde al latino ministerium, e che indica invece la funzione, si può tradurre in italiano anche servizio. Ora, a partire da questa distinzione, e osservando bene la traduzione tedesca del testo della Declaratio di Ratzinger, è saltata fuori una cosa piuttosto curiosa. Il termine Amt, che designa proprio la carica, il titolo pontificio, e quindi corrisponde al munus, viene tradotto, traduce il termine latino ministerium. E invece dienst traduce munus, cioè c'è questa inversione proprio assoluta dei due termini tedeschi in relazione ai due termini latini, che tra l'altro in tedesco sono distinti per la prima e unica volta tra le traduzioni volgari. In questo modo risulterebbe dalla dichiarazione di Ratzinger, tradotta appunto in tedesco, che Ratzinger avrebbe rinunciato chiaramente all'amt, cioè al munus, laddove però Ratzinger dichiara di rinunciare al ministerium. Quindi è un giochino interessante che però probabilmente, se è stato attuato da chi ha tradotto il testo all'insaputa di Ratzinger, doveva servire proprio a evitare la confusione e a evitare i problemi legati a una rinuncia al ministerium e non al munus, che in un paese come la Germania, in cui intanto c'è questa chiara distinzione terminologica, e in cui, come abbiamo visto, c'è una fondata e radicata tradizione di principio dinastico in cui le due cose sono ben distinte, ecco, questa inversione doveva servire evidentemente a evitare problemi e a evitare situazioni poco chiare. Quindi, insomma, partiamo con questa piccola, forse, ma molto interessante novità relativa alle dimissioni di Ratzinger. Direi che è interessantissimo veramente, perché si aggiunge mistero a mistero, intrigo a intrigo, però so che ci sono anche delle altre novità, no? Proprio relative a questa declarazione, quindi alla rinuncia di Papa Ratzinger. E quindi dico, tra l'altro, ricordo a quelli che ci ascoltano, che proprio tu ti stai occupando di questa vicenda proprio nella qualità di fine latinista, e oggi avremo modo di approfondirlo ancora di più.
perché proprio è necessario entrare nei meandri della comprensione di questo sottilissimo uso dei termini della lingua per capire che cosa ci sta veramente sotto. Ed è veramente un giallo interessantissimo. Quindi puoi dirci allora qualcosa sulle altre novità che ci sono? Sì, ve lo posso dire, ve lo dico volentieri. Le novità riguardano fondamentalmente due aspetti distinti. Ancora una volta il testo della Declaratio, che si sta rivelando essere un congegno di ingegneria logica, direi quasi inesauribile, è un testo di un interesse e di una profondità anche di contenuti straordinaria. E poi ci sono delle novità legate a quei fatti, a quegli eventi nei quali si esercita appunto l'intuizione di un utilizzo anche esterno a quel testo del cosiddetto codice Ratzinger. Partirei da quello che è forse il fatto più significativo legato a questo secondo ordine di fatti, e cioè si tratta di questo. Andrea Cionci, che lo vorrei ricordare, è l'autore dell'inchiesta nella quale io sono stato coinvolto con le mie competenze in lingua latina. Andrea Cionci ha pensato di scrivere una lettera a Benedetto XVI, nella quale in maniera molto esplicita gli chiedeva una intervista. La lettera di Cionci è datata al 19 ottobre dell'anno scorso. In maniera del tutto sorprendente, immagino per lo stesso Cionci, il 27 ottobre del 2021 parte dalla Città del Vaticano la risposta. La risposta di Ratzinger, ovviamente elaborata e firmata dal suo segretario personale, Monsignor Georg Genschwein, la quale appunto merita una grande, grande attenzione. Intanto la possiamo osservare, immagino, una piccola descrizione degli aspetti costitutivi di questo documento così interessante e così importante. Vedremo per quali motivi. Intanto in testa alla lettera campeggia, oltre alla titolatura del segretario di Ratzinger, Monsignor Georg Genschwein, con i suoi appunto titoli ecclesiastici, arcivescovo titolare di Urbisaglia, prefetto della Casa Pontificia, campeggia anche il suo stemma araldico, e su questo poi dovremmo dire qualcosa. La lettera è datata, Città del Vaticano, 27 ottobre 2021, e il testo è questo, lo leggo. Illustrissimo dottor Cionci, mi reco a premura di rispondere alla sua stimata lettera del 19 ottobre scorso relativa alla domanda di un'udienza privata per un'intervista con Benedetto XVI Papa Emerito, per assicurarla che non si è mancato di prendere in attenta considerazione la richiesta avanzata. Al riguardo, mi corre l'obbligo di informarla, a nome del Santo Padre Emerito, che pur con ogni buon intento non è proprio possibile venire favorevolmente incontro al suo desiderio. Gradisca i miei più distinti saluti, suo Georg Genschwein. Allora, soffermiamoci un po' sugli aspetti notevoli della risposta. Gli aspetti notevoli di questa risposta direi che riguardano due ambiti distinti. Intanto l'ambito strettamente testuale, sul quale ci soffermiamo subito, e poi l'ambito araldico, cioè questo stemma su quale richiamavo anche prima l'attenzione. Allora, la prima cosa da osservare è questa. Andrea Cionci scrive a Benedetto XVI e riceve una risposta. Questa è una cosa notevole di per sé. Questa lettera di un giornalista che sta conducendo un'inchiesta volta a certificare che le dimissioni dal munus pontificio rassegnate da Ratzinger nel 2013 sono invalide, che Bergoglio è quindi un antipapa. Questo giornalista che porta avanti un'inchiesta giornalistica dagli effetti così dirompenti riceve una risposta da Benedetto XVI. E la risposta è una risposta che è elaborata con i toni più condiscendenti, più affabili possibili. Si è preso in attenta considerazione la richiesta, la sua stimata lettera. Cioè i toni sono veramente, veramente carichi di attenta considerazione nei confronti della persona e nei confronti della richiesta e forse anche del lavoro di Cionci. Allora, se Ratzinger avesse avuto qualcosa da dire a proposito del lavoro di Cionci, questa era proprio l'occasione per farlo. Cioè la risposta
se le ipotesi di Cionci fossero del tutto infondate, avrebbe dovuto essere in questa lettera: caro dottor Cionci, senta, conosciamo quello che lei va affermando da diversi anni, vorremmo ribadire con fermezza che ciò che lei ipotizza è del tutto privo di fondamento e quindi la smetta per cortesia. Non solo questo non accade, come avrebbe dovuto essere logico, no? Se queste ipotesi fossero prive di fondamento. Ma si dice che l'ipotesi di un'intervista è stata presa addirittura in attenta considerazione. È vero che la domanda di intervista viene rigettata cortesemente, ma viene rifiutata. Però è interessante quello che dice Monsignor Genschwein, perché dice: pur con ogni buon intento, non è proprio possibile venire favorevolmente incontro al suo desiderio. Vorremmo, ma non possiamo. Questo è il senso della risposta. Allora, forse chi ci ascolta ora ricorderà che la volta scorsa noi abbiamo parlato di quella particolare situazione canonica in cui Ratzinger si troverebbe, se è coerente la ricostruzione che è stata fatta della situazione, quella particolare situazione canonica che si definisce sede impedita, prevista dal codice del diritto canonico, è la situazione secondo la quale il pontefice, ma vale per tutti i prelati ecclesiastici, si troverebbe di fatto impedito ad agire liberamente. Abbiamo richiamato la volta scorsa lo scandalo Vatilix, il fatto che la corrispondenza di Ratzinger fosse regolarmente tenuta sotto controllo. Possiamo anche evocare delle dichiarazioni di Ratzinger, come Ratzinger disse in maniera molto sorprendentemente è chiara: la mia autorità finisce a quella porta. Si riferiva alla porta del suo studio, cioè Ratzinger era evidentemente solo ad esercitare un potere che poi di fatto non era recepito dalle gerarchie ecclesiastiche. Quindi questa dichiarazione che noi leggiamo nella lettera di Genschwein in risposta ad Andrea Cionci può essere, e molto probabilmente è, una notevole conferma della situazione di sede impedita in cui Ratzinger si trova a vivere da quando si trova in questa condizione, peraltro canonicamente del tutto irregolare, del tutto non normata, di Papa emerito, come peraltro viene definito per due volte in questo stesso testo. C'è però un altro dettaglio interessante in questa lettera, che merita di essere appunto preso in considerazione, ed è lo stemma di Monsignor Georg Genschwein, che si trova appunto in testa alla lettera. Perché è interessante? Allora, bisogna sapere alcune cose. Secondo il diritto dell'araldica ecclesiastica, secondo le norme dell'araldica ecclesiastica, il prefetto della casa pontificia, che è appunto il titolo di cui Genschwein si fregia, in quarta, si dice tecnicamente, cioè aggiunge al proprio stemma personale quello del pontefice regnante. E insomma, già si sarà capito qual è la questione. Lo stemma che viene inquartato in questo stemma araldico a quello di Genschwein, che è quello che si trova sulla destra dello stemma, non è quello di Bergoglio, è quello di Ratzinger. Cioè, Genschwein è diventato prefetto della casa pontificia nel 2012. Ha tenuto, diciamo pure abusivamente, fino al 17, nel proprio stemma, l'immagine dello stemma di Papa Benedetto XVI. Ma dal 2017, come è possibile verificare anche in internet, Genschwein ha inquartato il proprio stemma a quello di Francesco, di Bergoglio. In maniera del tutto peregrina, tutto immotivata tra l'altro, in questa lettera torna ad utilizzare come stemma inquartato al proprio stemma personale quello di Benedetto XVI. Quello di Benedetto XVI, cioè, torno a dire, di quel Papa che fino a qualche giorno fa abbiamo ovunque trovato definito Papa emerito, per esempio anche su Google, facendo una ricerca su Benedetto XVI, fino a qualche giorno fa
appariva la titolatura Papa Emerito. E quindi, cioè, in sostanza, come mai tu dici fino a ieri? Sì, fino a ieri, fino a qualche giorno fa. Tu hai spiegato questi aspetti che sia da un punto di vista logico già il fatto che il Papa abbia risposto è già una cosa quantomeno stranissima. Poi c'è il discorso araldico che ovviamente ti ringrazio di averci spiegato perché è veramente per pochi, perché voglio dire, non sono certo molte le persone che sono in grado di andare a riconoscere questi aspetti che però sono comunque uno strumento di comunicazione importantissimo per chi sa. Ma quindi come mai dici fino a ieri, insomma, fino a pochi giorni fa? Fino a pochi giorni fa, perché la dicitura Papa Emerito, che come ho detto prima, è una dicitura che non trova nessun riscontro nel diritto canonico, cioè una novità assoluta. Di fatto potrebbe essere interpretata come un'estensione del vescovo emerito, del titolo di vescovo emerito, cioè il vescovo che per raggiunti limiti di età se ne va in pensione e da vescovo titolare diventa vescovo emerito. Però per un papa questo non solo non si è mai visto, ma non è previsto dal codice di diritto canonico. Allora, curiosamente, Ratzinger e il suo entourage hanno accolto fin da subito questo titolo, apparentemente stravagante. Allora, anche qui però bisogna usare sempre la solita lente. E allora, se uno apre un dizionario di latino e va a cercare il verbo emereo, da cui il participio perfetto emeritus, scopre che il verbo emereo in latino significa essere degno di, meritare qualcosa. Allora, se noi lo traduciamo letteralmente, Papa Emerito vorrebbe dire Papa che merita di essere Papa, Papa che è degno di essere Papa. Cioè, quindi anche qui siamo davanti a una di quelle anfibologie, cioè di quelle interpretazioni che hanno due letture possibili, per cui questa stessa parola può essere interpretata sia, come nel caso dei vescovi emeriti, come ex Papa, sia però etimologicamente nel senso di Papa che è l'unico che merita di essere definito tale. E aggiungerei perché ha il munus. Allora, la cosa curiosa, per questa che potrebbe essere una semplice ipotesi, è che siccome da più parti, in particolare grazie al lavoro di Andrea Cionci, si va ripetendo che questa parola si presta, emeritus, si presta a una lettura anfibologica, curiosamente chi oggi cercasse su Google Benedetto XVI non troverebbe più quella dicitura che si leggeva appunto fino a qualche giorno fa, Papa Emerito, ma ex Papa, che è molto più chiara, molto meno equivocabile, molto insomma più diretta ed esplicita nel definire una situazione di cessazione di esercizio non solo del potere pratico, ma anche di esercizio di una titolatura, di una carica. E quindi ecco perché dicevo fino a qualche giorno fa, perché effettivamente qualche giorno fa su Google è apparsa questa dicitura tutto nuova e così molto più esplicita di Papa Emerito. Beh, questo sicuramente non è una coincidenza, no? Direi. Non credo. Evidentemente no. Senti, però ci sono anche delle novità sul fronte della interpretazione del testo, no? Proprio sì, del testo latino, ed è qui che viene, diventa importante l'apporto di un latinista come te per riuscire a capire esattamente in che modo è stato costruito questo testo, e quindi chiedo a chi ci ascolta una particolare attenzione, perché qui la finezza è veramente elegante e viaggia veramente sulla lama di un rasoio. Sì, cercherò di essere il più chiaro e anche semplice possibile, però veramente si tratta di una questione anche abbastanza tecnica, legata da un lato alle dinamiche della lingua latina e della sintassi latina, dall'altro ad alcuni aspetti, ancora una volta, del codice di diritto canonico. C'è un passaggio della Declaratio di Benedetto XVI che è passato tutto sommato inosservato, che però va osservato con una grande attenzione, perché contiene appunto alcuni elementi notevolissimi per la comprensione della situazione di cui ci stiamo occupando. Il passaggio è questo, ne do lettura. Lo leggo in latino perché è necessario.
conclave ad eligendum novum summum pontificem abis quibus competit convocandum esse. Sul sito della Santa Sede questo testo viene tradotto in questo modo: dovrà essere convocato da coloro a cui compete il conclave per l'elezione del nuovo sommo pontefice. Fin qui, insomma, la cosa non sembra revocabile in dubbio, non sembra prestarsi a interpretazioni alternative rispetto a quella che apparentemente è l'unica possibile. Il Papa ha rassegnato le sue dimissioni, è necessario convocare un nuovo conclave per l'elezione del nuovo pontefice. Il nuovo conclave lo devono convocare coloro ai quali compete la convocazione del conclave. Però ci sono due problemi legati a questa traduzione del testo. Il primo, diciamo così, è di carattere esterno, di carattere canonistico, perché chi ha competenza di convocare il conclave non è l'intero collegio cardinalizio, come sembrerebbe invece affermare il testo, in cui c'è un plurale, abis quibus competit, coloro ai quali compete. Tra l'altro, una piccola parentesi linguistica ancora, nel testo si trova questo pronome is, che è un pronome dimostrativo, letteralmente significa questi. Si trova questo pronome in maniera del tutto inaccettabile dal punto di vista linguistico. Si sarebbe dovuto trovare qui il pronome determinativo is, con due i e la s, is, cioè da coloro ai quali compete, tant'è che è tradotto così sul sito della Santa Sede, ma sono due pronomi diversi, quindi è una imprecisione, direi anche un errore linguistico, ma questo è uno dei casi, insomma, in cui il testo non manifesta rite l'intenzione di Ratzinger di abdicare, cioè rite correttamente secondo le norme formali. Comunque, mettiamo da parte per ora la questione strettamente grammaticale di questo pronome e torniamo invece a ciò che viene detto. Sembrerebbe, appunto, ripeto, dalla formulazione del testo, dal dettato del testo, che coloro ai quali compete la convocazione del nuovo conclave è l'intero collegio cardinalizio. Questo però, dal punto di vista canonistico, è un errore, è anche un errore grossolano, perché il codice di diritto canonico prevede che a convocare il conclave non sia l'intero collegio dei cardinali, ma il prefetto dei cardinali, cioè il presidente del collegio cardinalizio, il decano dei cardinali, quindi una persona. Qui avremmo dovuto trovare un singolare, non un plurale. Primo problema. È davvero, insomma, improbabile ritenere che Ratzinger, che sta rassegnando le dimissioni, che sta scrivendo un testo di questa importanza storica, commetta un errore di questo tipo, oltre a tutti gli altri errori linguistici dei quali ci siamo già occupati. E questa è la prima questione. C'è una seconda questione, anche questa di carattere sintattico, grammaticale. Perché? Perché l'espressione latina convocandum esse è una particolare costruzione sintattica che si definisce perifrastica passiva. Ora, senza entrare nel dettaglio grammaticale, non voglio fare una lezione di latino, però con questa costruzione particolare, il complemento d'agente, che indica in analisi logica chi compie l'azione in presenza di un'espressione verbale passiva, si esprime regolarmente attraverso il dativo semplice. Qui invece troviamo uno stravagante, al limite anche errato, ab più ablativo, abis, anziché semplicemente is. Allora, un altro problema linguistico che si aggiunge ai tanti che sono stati riscontrati. Il fatto è però che entrambi questi problemi spariscono immediatamente se noi leggiamo il testo in un modo diverso, cioè riorganizziamo la costruzione del testo. Questi due problemi si risolvono quando si intenda questo complemento d'agente abis quibus competit riferito non a convocandum esse, cioè deve essere convocato, ma all'altra espressione verbale che si trova in questo stesso periodo, che è ad eligendum
una subordinata finale implicita, cioè per eleggere. Allora, in questo caso, se noi risistemiamo la sintassi del periodo, secondo questa intuizione, la traduzione del testo diventa questa. Dovrà essere convocato il conclave per l'elezione del nuovo sommo pontefice da parte di coloro ai quali compete. Quindi non è la convocazione del conclave che deve essere fatta da parte di coloro ai quali compete, ma è l'elezione del nuovo pontefice che deve essere fatta da parte di coloro ai quali compete. Cioè, Ratzinger qui sta dicendo: io rassegno il ministerium, cioè mi dimetto dall'esercizio pratico della funzione pontificia. Sia convocato un nuovo conclave perché avvenga l'elezione del nuovo pontefice da parte di coloro ai quali compete. Quindi qui si dice: i cardinali si riuniscano e poi siano tra i cardinali quelli ai quali compete, quelli che ne hanno la competenza, che eleggano il nuovo pontefice. Cioè, lo dico in maniera ancora più chiara, qui Ratzinger sta identificando all'interno del gruppo dei cardinali un sottogruppo del quale afferma, se questa interpretazione del testo, se questa lettura grammaticale del testo è valida, che sono gli unici ad avere il diritto di eleggere il suo successore. Senti, sai che questa spiegazione di un aspetto non facile, ma data con moltissima chiarezza, e te ne ringrazio, mi fa venire in mente una definizione che viene data a certi documenti, una definizione che viene data in tempi moderni, del ibis redibis, cioè sono chiamati così quei documenti che hanno dentro appunto delle possibilità, delle chiavi di lettura diverse, cioè non sono chiarissimi, si prestano ad equivoci. Ed è quella frase che molti conoscono, che sarebbe stata pronunciata dalla Sibilla: ibis redibis non morieris in bello, pronunciata ad un soldato che è andato da lei per chiederle, visto che doveva andare in battaglia, per chiederle se sarebbe tornato vivo o se, insomma, gli sarebbe capitato di morire lì. E questa frase, tra l'altro, è stata ripresa da un monaco cistercense che la racconta nel suo Chronicon, Alberico delle Tre Fontane, che era un'abbazia che si trovava nel nord-est, insomma nell'area dello Champagne Ardenne, e per contestare proprio, no, questo carattere equivoco degli oracoli della Sibilla. Per cui, in effetti, questo ibis redibis non morieris in bello può essere letto come: andrai, tornerai, non morirai in battaglia. Ma se si sposta una virgola e quindi si scrive ibis, virgola, redibis non, virgola, morieris in bello, il significato cambia completamente. Andrai, non tornerai, morirai in battaglia. E quindi siamo di fronte appunto a questa diversa tipologia di chiave di lettura, no, che certi documenti lasciano aperti. Ovvio, questo era abbastanza normale negli oracoli per motivi che possiamo comprendere. È interessante invece il fatto che tu ce lo faccia rilevare in un documento di una ufficialità così importante. E quindi cioè, a questo punto la curiosità ci fa chiedere: ma a chi si riferisce Ratzinger quando fa questa distinzione tra queste due tipologie, a questo punto, di cardinali? Cioè, ci sono quelli a cui compete legittimamente, ad altri a cui a questo punto dobbiamo pensare, cioè l'elezione del Papa non compete. Sì, ora qui si apre una porta, insomma, abbastanza delicata. Io mi rendo conto che quello che sto per dire è qualcosa di un certo peso. Mi conforta però il fatto che per le affermazioni che sto per fare esistono delle prove, delle dichiarazioni molto esplicite, in particolare da parte di un cardinale conclavista, che svela una serie di fatti davanti ai quali occorre dire che l'istituzione ecclesiastica è molto spesso messa alle strette, insomma, da chi
evidenziava questi fatti, l'istituzione ecclesiastica appunto ha sempre divagato, ha sempre evitato di rispondere in maniera chiara. Insomma, anche oggi, all'inizio della nostra chiacchierata, io ho richiamato l'attenzione sull'esistenza di un gruppo di prelati ecclesiastici antagonista rispetto a Ratzinger, e il cui obiettivo era con tutta evidenza quella di imporre la propria egemonia sulla Chiesa cattolica. Bisogna sapere che con la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, emanata da Giovanni Paolo II, viene comminata la scomunica latae sententiae, cioè una scomunica automatica per il solo fatto che si configuri una certa situazione prevista appunto dal testo giuridico, viene comminata la scomunica latae sententiae a tutti quei cardinali che preventivamente, prima cioè della indizione del conclave, si accordino e macchinino per individuare e imporre un certo candidato al papato. Il che è esattamente quello che sarebbe avvenuto con l'elezione di Jorge Mario Bergoglio, secondo le dichiarazioni molto chiare, molto esplicite, del cardinale conclavista belga Gottfried Dannels, il quale peraltro lo dichiara anche in un video che è disponibile in rete, oltre a scriverlo a chiare lettere in una sua autobiografia. Gottfried Dannels, cioè, dichiara esplicitamente che da anni, prima del conclave del 2013, un gruppo di cardinali, non nutrito, si tratta di una decina di cardinali, si riuniva regolarmente nella località svizzera di San Gallo proprio per ottenere questo risultato, cioè produrre un cambio al vertice della Chiesa Cattolica, anche realizzando quello che poi effettivamente, almeno così loro speravano, è avvenuto nel 2013, cioè l'abdicazione di Ratzinger, il quale però a questo punto li avrebbe messi nel sacco con questo stratagemma della rinuncia al ministerium e non del munus. Sappiamo anche che, sempre dalle dichiarazioni di Gottfried Dannels, questo gruppo di cardinali si era dato un nome abbastanza inquietante, tutto sommato, che è quello di Mafia di San Gallo. Insomma, è possibile trovare diverse conferme, a parte le dichiarazioni di questo cardinale. Ad esempio, ancora in rete, ci sono le dichiarazioni, anch'esse piuttosto esplicite, di Monsignor Luigi Negri. Occorre anche dire che nessuno dei cardinali conclavisti tirati in ballo ha mai smentito l'esistenza di questa situazione. Ora, occorre dire che attraverso questa specificazione inserita nel testo della Declaratio, alla quale facevo riferimento prima e sulla quale ci siamo soffermati prima, Ratzinger, che aveva evidentemente compreso benissimo qual era la situazione, qual era la gravità della situazione e qual era anche il rischio per se stesso e per la stessa istituzione ecclesiastica, ha dunque previsto che l'elezione del suo successore, che occorre dire a questo punto va collocata dopo la morte di Ratzinger, cioè Ratzinger qui non stava con tutta probabilità pensando a chi gli sarebbe succeduto dopo le sue dimissioni, ma dopo la sua morte, visto che lui ha conservato o avrebbe conservato il munus. In ogni caso, Ratzinger ha previsto che l'elezione del suo successore debba essere attuata da parte di quei cardinali i quali non siano incorsi in scomunica latae sententiae a norma appunto delle leggi ecclesiastiche, e che quindi sono quei cardinali che non hanno macchinato contro di lui e contro i vertici della Chiesa, appunto accordandosi preventivamente per l'elezione di un candidato di fiducia. Sì, questo è interessantissimo anche per un altro aspetto che mi viene in mente, perché se questo Papa fosse un appunto antipapa, anche i cardinali da lui nominati non sarebbero validi, no? Immagino.
Quindi, insomma, ci hai fatto un quadro veramente molto interessante, molto intrigante, molto curioso di tutta la situazione. E la considerazione che mi viene da fare, proprio in relazione anche a questa, direi, poco fortunata ironia con la quale si sono autodefiniti la mafia di San Gallo, mi viene in mente invece, insomma, ciò che è scritto in Matteo capitolo 5, quando il figlio di Dio al quale loro si rifanno dice: non giurate affatto, sia il vostro parlare sì sì, no no, il resto viene dal maligno. E io mi chiedo se questi ricordano questo passo di Matteo 5 oppure no, oppure magari lo ricordano ma ritengono di essere forse al di sopra di quel testo. Vabbè, senti Matteo, io direi che se non hai altro da aggiungere potremmo chiudere qui in attesa di un prossimo colloquio. Cosa dici? Guarda, giusto per chiusare quest'ultima tua riflessione, la tua domanda era retorica evidentemente, però chissà, probabilmente il cardinal Danners che citavo prima, se alla fine della sua esistenza, perché ora è passato a miglior vita, si è deciso a fare queste dichiarazioni così importanti, così dirompenti, chissà, forse qualche scrupolo di coscienza e qualche reminiscenza evangelica l'avrà avuta anche lui, ecco. Ok, senti, allora io per adesso ti ringrazio, so che avremo modo di sicuro di riparlarci o per questo filone o per l'altro filone interessantissimo, certo, linguistico-archeologico. Quindi io ringrazio te, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e per quel che mi riguarda do appuntamento alla prossima. Se tu vuoi ancora chiudere con un saluto. Saluto tutti e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao, grazie a te e alla prossima.